GF VIP 7, Gianmarco Onestini punge sarai sempre l'ultima scelta. Nel pomeriggio di domenica 19 marzo, Daniele Dal Moro ha avuto un botta e risposta con Gianmarco Onestini, fratello di Luca. Quest'ultimo ha sostenuto che fin quando il 32enne avrà determinati comportamenti sbagliati sarà sempre l'ultima scelta. Tutto è iniziato da un paio di occhiali da sole presi in prestito da Dal Moro a Luca Onestini, su Twitter. Daniele ha spiegato di averli presi in modo che Luca per cercare l'oggetto starà lontano da Oriana. Daniele al momento della squalifica dal Grande Fratello VIP 7 ha deciso di prendere in prestito gli occhiali di Luca Onestini a sua insaputa. Durante la festa di Nikita Pelizzon, Luca ha continuato a cercare i suoi occhiali da sole non capendo chi sia stato a prederli. Su Twitter, Daniele Dal Moro ha ironizzato: "Spoiler, Onestini ora sta distante da Bebè perché è troppo impegnato a ritrovare i suoi occhiali." Tra i vari commenti ricevuti dall'ex Geffino, è arrivata anche la stoccata di Gianmarco Onestini: "Continua a comportarti così Daniele e sarai sempre l'ultima scelta." Punto per chiunque. Anziché glissare, Daniele Dal Moro ha deciso di replicare al fratello di Luca Onestini: "Gianmarco era solo ironia." Successivamente ha aggiunto una frase ironica sul valore degli occhiali da sole dell'ex coinquilino: "Gli occhiali sono di plastica e valgono forse 10 euro. Se mandi il VAN, forse ti faccio un bonifico." Infine l'imprenditore veneto ha utilizzato la frase pronunciata spesso da Oriana Marzoli: "Un beso carigno." Daniele Dal Moro e Gianmarco Onestini si sono conosciuti al Grande Fratello NIP 16, dove erano entrambi concorrenti. Successivamente le strade si sono divise, l'imprenditore veneto ha partecipato al Grande Fratello VIP 7, mentre Gianmarco ha preso parte ad altri reality show. In occasione della seconda esperienza nella casa di Cinecittà, Daniele si è ritrovato come coinquilino il fratello di Gianmarco. All'interno del programma si è parlato di una presunta rivalità tra Daniele e Luca Onestini, a causa del comportamento ambiguo di Oriana Marzoli. Tuttavia, quest'ultima ha sempre detto che Onestini per lei è un amico e nulla di più. Il botta e risposta tra Gianmarco Onestini e Daniele Dal Moro non è passato inosservato agli utenti di Twitter. Un fan ha ironizzato: "Daniele, ti prego, ma sei impazzito?" Un altro telespettatore delle reality show ha commentato: "Tu avrai rubato gli occhiali di Onestini. Ma Oriana ha preso in prestito il tuo profumo e i tuoi vestiti." Un altro utente invece ha punzecchiato Gianmarco Onestini per la frecciatina velenosa: "Sei stato un po' cattivo, Daniele stava scherzando." Tragedie mine, caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vânt niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta. Și în plus, poți să sari sus, sus, sus.